In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» «Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione. Salvaci per la tua misericordia.» Questi versetti del Salmo 43 che abbiamo ascoltato danno degnamente voce ai discepoli sulla barca in mezzo al mare in piena tempesta. In questa scena del Vangelo cogliamo tutto il dramma, le paure, la disperazione. La tempesta minacciosa crea il panico. A questi uomini in affanno, spiazzati e impauriti, non rimane che gettarsi su Gesù e svegliarlo dal suo sonno. Ecco, approcciandoci così al Vangelo, ci viene naturale pensare che qui l'unico personaggio fuori luogo era proprio Gesù. Tentiamo oggi un altro approccio. Ci lasciamo sorprendere dall'interpretazione della professoressa Yvonne Donna Schlobitten sul dipinto della Croix, La tempesta. Ascoltiamolo. La prima cosa che noi, che normalmente non si trova nei scritti, nei libri, si vede una donna. La donna ha un ruolo fondamentale per Delacroix. Questa figura qua insegna a noi come guardare l'opera d'arte. Perché lei guarda questo Cristo pieno di luce, involto in questo panno bianco. Ma perché? Perché dobbiamo guardare lui che sta lì dormendo? La cosa affascinante è che l'unico opera d'arte della tempesta che non fa vedere la soluzione. Perché normalmente si vede la barca, si vede Cristo che dorme, tutti sono disperati, e dopo si vede Cristo che si alza e benedice. Normalmente un'opera d'arte ha tutto il percorso dall'inizio fino alla fine, e Delacroix ha fatto a posto. Non ha risolto il problema. Cosa interessante, non ha raffigurato la tempesta, ma qui una figura piena di sangue con le mani così indica quasi alla crocifissione. E anche qui questa figura molto interessante, che era normalmente, lui ha fatto tante versioni, un uomo che dorme, abbiamo quasi una mummia, un morto. Una persona morta, involto in questo panno. E alla fine abbiamo, e questo è tipico iconograficamente, la resurrezione, che normalmente Cristo con un panno bianco, pieno di luce, che sta lì dormendo.